Benvenuti negli uffici di The Jagal, qui succedono un sacco di magie, andiamole a scoprire. Backstage. Benvenuti. Come vedete, quando ci prepariamo a girare il divano, così mi spezzo il culo, però. Siamo molto concentrati, molto seri. La vera magia è che siamo costantemente ripresi da paparazzi, sempre questi paparazzi perpetui. Ho due camere in questo momento in mi si sto pigliando raggi X ovunque, tra poco esplodo. Questa dovrebbe essere una camera, quindi sono tutto deformato in questo momento. È una deformazione professionale. Certo. Continuiamo questo magico giro degli uffici di Jagal, questo magico vlog. Guardate l'espressione gioviale di Nicola, il nostro montatore. Dobbiamo fare le 5 stanotte. E di Mario. Io devo venire anche domani mattina. Vedete l'energia che sprizzano questi ragazzi, l'entusiasmo del lavorare a questo progetto. Sto mangiando, non ti posso rispondere perché è molto maleducato. E lo spirito, vedete, sono tutti invisibili. Sapete che cos'è questo? Si chiama ciuccio, però non ha la forma di un ciuccio se ci pensate, perché la gente non sa mangiarlo. Il ciuccio va mangiato così, va infilato qui dentro, mo è un ciuccio. Ci vuole troppo tempo, è più facile prenderlo e mangiarlo. Tutte le cose più belle richiedono un sacrificio maggiore. Se come una ragazza ci vuole tempo, cioè, se ti sposi ci vuole tempo a... Se ti mangio ciucci, oddio. Le scartoffie. È relegato qui a... Sì. Nella burocrazia più assoluta. È l'amministratore relegato. Relegato, esatto. Questa è la mia prima comunione. Sono molto emozionata. Ragazzi, lo so, non è semplice trovarsi di fronte a una modella di questo calibro tutti i giorni. Resistete perché alla fine sono umile. Di solito si mangia per intero. Tu questa volta non l'hai mangiato per intero, però di solito. E questo è il nostro magico set. Ma allora signori, che dire? Perché non guardarci noi, siamo così belli, giovani, energici? Perché? Perché? Che cosa potete fare di meglio? Tantissime cose. Ma se ci avete un po' di tempo libero, guardate noi. Incredibile, non potete capire, cioè, siamo ancora pieni, guarda, siamo scossi tutti, sì. È stata una serata, Noi abbiamo riso tutto il tempo.